Bella ragazzi, sono Mr. Chuck 12 e oggi abbiamo una guida con Olaf in giungla in pre-season. Olaf al momento è uno dei champion più forti grazie alla Gore Drinker che potete giocare. Vi consiglio tantissimo di usarlo, è molto forte contro i tank, è molto forte anche contro i bruiser grazie a questo oggetto. Ed ha un clear della giungla veramente tanto veloce, vi consentirà di livellare molto in fretta e prendere subito vantaggio. Startiamo in generale al blu, ma Olaf può startare veramente ovunque, compresi i Raptor. Cercate sempre di scendere di HP il più possibile per utilizzare la vostra passiva. Il motivo per cui ho startato di Q è proprio questo, perché il mio personaggio meno vita ha, più attack speed guadagna. Quindi il nostro obiettivo in giungla sarà rimanere il più low possibile di HP per il più lungo tempo possibile, per poter creare i campi prima. La W ci andrà a dare attack speed e spell bump, lifesteal, quindi ci recupererà un po' di HP, ma principalmente la usiamo per l'attack speed che ci darà. In generale con Olaf fate sempre un full clear o da un lato o dall'altro. A livello 3 mettete il secondo punto nella Q. Potete startare sia ai Raptor che al Blue Buff. Ovviamente startando al Blue Buff non avrete problemi di mana che possono esserci con questo personaggio e quindi risolvete buona parte della carenza del suo kit, ma in generale siete abbastanza flessibili in team per poter iniziare dove volete. Cercate sempre di tirare le asce il più corto possibile verso di voi per potervi garantire di recuperarla prima possibile, perché ogni ascia recuperata vi darà praticamente una riduzione quasi del 100% del cooldown della vostra Q. Come potete vedere, siamo a livello 3, quasi full vita, abbiamo quasi finito il clear iniziale. Abbiamo ancora entrambi gli smite, quindi possiamo tranquillamente usarne una ai Krag. Qui prenderemo il livello 4, quindi la nostra ultima spell sbloccata. E siamo per lo scuttle, oppure eventualmente da questo punto in poi possiamo andare o a gankare la bot, o per lo scuttle, o a gankare la mid, o fare un cross map allo scuttle in top. E questo è in generale il primo clear di Olaf se volete giocare safe. Olaf è uno dei champion che però eccelle nel late invade a livello 1, quindi il mio consiglio è organizzarsi sempre per un late invade a dove starta il jungle dell'avversario a livello 1. Ovviamente non è necessario per forza, soprattutto elo basso, ma con questo clear vi troverete sicuramente molto bene per quanto riguarda gold e livelli al minuto, vi consentirà di non perdere la partita. Per quanto riguarda le combo con questo personaggio, invece, non c'è molto da dire, principalmente è tutto basato sul vostro colpire la Q. Che cosa vuol dire ciò? Vuol dire che noi non vogliamo missare la Q, ma principalmente non vogliamo neanche tirare la Q lontanatone. Che cosa vuol dire? Se ad esempio mi trovo accanto all'avversario e tiro la Q qua, per recuperare il cooldown della mia Q devo camminare per raccogliere la Q. Questo vale anche se l'avversario scappa, chiaramente. Il mio obiettivo con le Q di Olaf è sempre tirarle il più corte possibili e il più possibili vicino all'avversario. La combo di Olaf in generale è Q, autoattacco e W. Motivo per cui fate ciò: se voi fate Q e autoattacco, perdete un autoattacco nel mentre. Nel momento in cui fate Q autoattacco E, cancellate l'animazione dell'autoattacco. Idem, la vostra W cancella l'animazione della E. Quindi vi ritrovate praticamente in una situazione di loop dove non avete tirato le spell che volete. Il modo migliore è sempre Q e W, perché altrimenti la vostra W viene annullata perché ha un tempo. Quindi nel momento in cui voi tirate WE avete perso una frazione di secondo che potevate usare per utilizzare l'attack speed bonus, e allo stesso tempo tirare la vostra E cancellerà l'autoattacco. Come potete vedere, se io faccio così mi cancello l'autoattacco. Quindi in generale è sempre Q autoattacco e W autoattacco autoattacco e recuperare l'ascia e tirare costantemente l'ascia. Non ci sono combo particolari con il flash che potete fare, non potete fare Q flash e spostare la Q. Potete semplicemente flashare e fare la Q, ma non potete fare flash Q e spostare la vostra Q. Ragazzi, per quanto riguarda questo video basilare di Olaf, è tutto. Io vi ringrazio sempre per aver visto il video. Spero che vi possa essere di aiuto per le vostre solo Q e per le vostre partite. Noi ci rivediamo al prossimo video. Se volete seguirmi anche sull'altra piattaforma, su Twitch, vi aspetto anche lì se avete domande o altre curiosità. Buona giornata a tutti, ragazzi!